I tifosi di StarCasinò.sport hanno scelto te per questa intervista. Stai diventando un idolo del popolo rossonero. Quanto ti fa piacere? Molto piacere, grazie a tutti e sono molto contento, Carlo. Senti, è un Milan che ha cambiato totalmente marcia. Ti do una cifra. 28 gol in 26 partite, le prime 26. Ora 28 gol nelle ultime 10. Cos'è cambiato? Il nostro mister con il suo staff hanno fatto grande lavoro per allenarci. Da noi a casa con il telefono sul video. Poi quando siamo tornati in Milanella abbiamo allenato tutti i giorni, è duro. Oggi se quando guardiamo indietro abbiamo fatto tutti insieme un grande lavoro. Ecco, hai parlato di Pioli. Quanto sei contento della firma di Pioli che rimarrà ancora con voi nelle prossime stagioni? Che cosa ti ha trasmesso sul piano tecnico, tattico, morale? Una persona molto importante per me e anche per la squadra, penso che perché un allenatore che ascolta, che voleva sapere cosa pensano i giocatori. Io gioco il mio ruolo, che preferisci. Siamo tutti contenti che il mister è rinnovato, perché anche per lui non è facile in questo periodo, perché c'è tanti news, diciamo. Però lui, un grande professionista, lui ha pensato solo alla squadra per fare più avanti possibile. E noi Ecco, abbiamo giocato anche per lui. tu hai detto che hai cambiato posizione, eccetera, però mi sembri un giocatore con una grande fiducia. Sei sicuro, sei giochi facili, giochi semplice perché hai fiducia. È un'altra Bravo. delle tue, diciamo così, dei tuoi miglioramenti. Quanto merito tuo e quanto merito suo e dei tuoi compagni? Sì, questo sono io, Carlo. Ho una grande fiducia perché loro mi credono in mia qualità e io devo lasciare vedere sul campo, così facciamo tutti insieme qualcosa di buono. Che cosa significa diventare leader della squadra, il punto di riferimento? Di sentire come un leader, perché io ho tanta confidenza in me. Io non hai paura di altre cose. Però adesso c'è altri leader come Zlatan. Dopo parliamo di Zlatan, voglio ancora andare a ricordare il tuo 22esimo gol. L'hai segnato da quell'angolo. Forse te l'hanno detto, dove ha segnato Beckham. Sì, ho visto il video. Ecco, nella classifica dei tuoi gol, dove lo metteresti questo gol contro l'Atalanta? Molto spettacolare. Sì, un gol che rimane, perché ho visto anche, come hai detto te, il gol di Beckham, lo stesso punizione, è dopo 11 anni, giusto? Esatto. Sì, questo rimane sicuro in mia testa, anche dopo la mia carriera. È una cosa bellissima, Ecco, veramente. parlando dei tuoi gol, qual è il più bello, qual è il più importante dei tuoi 22 gol? E penso che quello di partita contro Torino, quando sono iniziato da fuori, poi sono entrato, ho fatto due gol, abbiamo vinto contro Torino. È più importante uno che, sai, ci sono i gol belli e i gol pesanti, Sveator. Ma che gol, devi pensare, Carlo, lui Forse contro. era un momento difficile per il Milan, te ne suggerisco uno. Il primo contro il Brescia, debutto a San Siro, colpo di testa, era un gol. Ah, bravo, di cross di Suso, giusto, bravo. Esatto. E quindi Sì, poteva essere bravo. un gol di una certa significanza. Bravo, Senti, bravo. Zlatan Ibrahimovic, ma è così terribile con i compagni? Cosa pensi di Zlatan Ibrahimovic? È stato un grande giocatore, una grande persona. Lui ha una grande personalità. Quando lui è arrivato qua, ha aiutato tutta la squadra, una grande passione. Spero che lui stare con noi ancora per la prossima stagione, perché è un giocatore molto importante per noi. Hai parlato di Zlatan Ibrahimovic, c'è un altro tuo compagno, 200 partite, Gigio Donnarumma. Ma è giovane? 21 anni o è già vecchio Gigio Donnarumma?
Lui, anche lui, un grande giocatore, una grande personalità, un bravo ragazzo. Mi piace molto giocare con Gigio. Lui ha una grande personalità, anche il sua età, giovane, però senti già come un adult. Sono molto contento anche per lui. Questa squadra che ha fatto 200 partite, penso che ha fatto il record in Milano, Certo, così giovane certamente. Senti, no? Allora, complimenti per lui. certo, adesso parliamo un po' in generale di te. Qual è la più grande differenza tra il Calhanoglu di 2 stagioni fa e quello che sta per chiudere la terza stagione in rossonero? Qual è la più grande? La differenza è questo, Carlo. Primo anno, quando sono arrivato qua a Milano, non ho giocato 6 mesi di prima, era molto difficile per me per tornare fisicamente, poi capire la lingua d'Italia e poi anche Serie A, il campionato, perché è molto diverso di Bundesliga, perché qua c'è tanti giocatori di qualità, più devi sentire bene in campo perché loro cercano di guardare su tattica, su movimenti, come difendi, come attaccano. Poi il secondo anno ho migliorato un po' con Rino, fisicamente, poi ho parlato anche un po' di lingua. Adesso il terzo anno è il mio anno. Sono arrivato, diciamo, dopo 3 anni, ma arrivato in Milano, però con la grande fiducia. Che cosa ti piace del campionato italiano? Che cosa ti piace meno del campionato italiano? Le belle cose, le brutte cose del campionato italiano, se ci sono. Ma in calcio non c'è brutta la cosa, Carlo. A me piace giocare in Serie A perché qua sono tanti giocatori, qualità con tanti giocatori, tante squadre forti. In Bundesliga c'è sempre Bayern Monaco, Borussia Dortmund e diciamo Leverkusen perché sono perché giocato lì. Però qua in Italia c'è Lazio, c'è Roma, c'è Atalanta, Juventus, Napoli, tante squadre che sono forti. Questa è la differenza di Bundesliga e Italia. Quando eri giovane, qual era il tuo idolo? Il giocatore appena quando, che avevi il poster nella tua camera? Io non lo so se avevi il poster, però il giocatore che amavi di più quando eri piccolo. Io amo sempre Ronaldinho, il Ah! suo elastico, i balastri, tutti i tecnici, incredibile. Il tuo idolo. E oggi qual è il giocatore italiano che preferisci? Lasciamo stare quelli del Milan, e quello straniero che gioca in Italia che tu preferisci? Senza Milan, detto no, Senza Milan, Ronaldinho. senza Milan, Sì, senza. dai, diciamo, è Dybala, È il Douglas giocatore Costa, che sì, sono, sì, molto. ti piace di più. Cosa ti piace di Milano e dell'Italia in generale? Come ti trovi qui? In Italia mi piace molto gente perché sono vicino al nostro in Turchia, poi possiamo mangiare è in Italia. Incredibile, mi piace molto. Qual è il piatto che preferisci? Che mangi volentieri a Milano? Il cibo, il piatto. Allora, non diciamo spaghetti perché spaghetti è normale. Diciamo, dai, risotto milanese, mi Risotto con lo piace. zafferano. Qual è il tuo hobby? Il mio? Hobby. Niente, giocare con mia bambina, Carlo. Ah, ecco. Adesso ho tempo per lei sempre, tutti i giorni. Adesso Quanti anni ha? un anno e mezza. Ah, ecco. Quindi Quando finisce il nostro allenamento di qua, vado a casa, secondo allenamento con lei. chiudiamo con questa domanda. Qual è il tuo sogno da giocatore professionista e da giocatore del Milan? Deine Traum, deine Traum. Il mio sogno, penso che come altri. Aspettiamo da 6-7 anni per arrivare in Champions League. La nostra ambizione deve essere sempre Champions League. Siamo adesso in squalifica di Europa League. Speriamo la prossima stagione siamo in Champions League con Quindi Milan. non vedi l'ora di sentire la musica della Champions League con il tuo Mi primo. manca tanto. E poi stare bene fisicamente è il mio altro sogno. Io ti ringrazio, Akan, e alla Grazie a te. prossima, grande appuntamento, e poi ai Grazie. tuoi prossimi gol. Va bene, un abbraccio. Grazie, Carlo. Ciao, ciao.